Benvenuti sullo strano canale. Kelsey Smith entra in un negozio per comprare un regalo e festeggiare i 6 mesi di relazione con il suo ragazzo. Un gesto dolce, affettuoso. Purtroppo non riuscirà mai a consegnare il suo dono. Kelsey Smith nasce il 3 maggio 1989 a Overland Park, nella contea di Johnson, in Kansas. La sua è una famiglia felice, composta dal padre Greg, un agente di polizia, dalla madre Missy e da 5 figlie, lei compresa. Ottenuto il diploma delle superiori nel maggio del 2007, Kelsey non vede l'ora di cominciare il college. L'inizio dell'anno accademico è previsto per l'autunno. Ha 18 anni e vuole seguire il lungo percorso di studi che la porterà a diventare una veterinaria, come ha sempre sognato. È una ragazza che ama lo studio. È vivace, ma seria e posata quando serve. Il suo carattere è un misto di dolcezza e simpatia che conquista subito coloro che la incontrano. In particolar modo, il suo senso dell'umorismo, mai offensivo o crudele, è ciò che la rende una persona che non si abbatte di fronte a un problema o a un imprevisto. Ha un discreto talento musicale e suona il clarinetto nella banda cittadina. Il 2 giugno 2007, per la famiglia Smith, comincia come un giorno normale, ma finirà come nessuno si aspetta. A metà mattina Missy, la madre di Kelsey, esce di casa per andare al matrimonio di un'amica. Saluta la figlia senza sapere che è l'ultima volta che la vede. Poco dopo, Kelsey sale in auto, regalatale dai genitori per il diploma, per andare a lavorare qualche ora al AMC Movie Theater, un piccolo cinema dove si occupa delle pulizie. A fine turno, torna a casa e, assieme al padre e alla sorella Lindsay, va a trascorrere qualche ora spensierata nel locale parco dei divertimenti. Alle 6 di sera circa, dice che andrà a fare un po' di shopping da Target, una catena di negozi molto famosa negli Stati Uniti, dove si può trovare praticamente di tutto. Kelsey desidera acquistare un piccolo regalo per il suo ragazzo con il quale sta da 6 mesi. Chiede alla sorella se vuole andare con lei, ma la ragazza rifiuta. Kelsey riporta padre e sorella a casa e poi riparte per recarsi da Target. Le videocamere di sorveglianza la guardano entrare e spostarsi tra le varie corsie. Mentre è intenta a cercare ciò che le serve, fa una videochiamata alla madre che sta tornando dal matrimonio dell'amica e chiacchiera con lei per un po'. Nel frattempo, John arriva a casa Smith, perché è lì che Kelsey gli ha chiesto di aspettarlo per consegnargli il regalo. John è ben voluto dai genitori di Kelsey, che lo considerano un ragazzo con la testa sulle spalle e animato da un amore sincero per lei. Dopo i primi convenevoli scambiati con Greg e Missy, John prova a chiamarla, ma lei non risponde. Ci riprova più volte, ma le telefonate vanno a vuoto, così come i messaggi non risultano letti. Lo stesso fanno i genitori, adesso seriamente preoccupati. Greg è un poliziotto e, mentre cerca di mantenere la calma, non riesce a impedire alla sua mente di dipingere scenari spaventosi. Parte il classico giro di telefonate alle amiche di Kelsey. Nessuna di loro sa dove sia. Kelsey è abituata a informare sempre la famiglia dei suoi spostamenti, dei cambi di programma, perfino di un minimo ritardo, perché sa quanto sia importante non far preoccupare chi le vuole bene. Questo suo silenzio improvviso è terrificante. John e Lindsay salgono in auto e cominciano a perlustrare i dintorni, sperando di trovare Kelsey o la sua auto. Un pensiero orribile è che potrebbe aver avuto un incidente e trovarsi priva di sensi, magari sanguinante, in qualche luogo poco visibile. Oppure potrebbe essere stata trasportata all'ospedale e le autorità non avrebbero ancora avuto il tempo di avvisare la famiglia.
Si sa come corre impazzita in mille direzioni una mente in preda alla preoccupazione. Per prima cosa, John e Lindsay controllano i parcheggi dei principali negozi della zona. In uno di essi individuano l'auto di Kelsey. Non è il parcheggio di Target, però, dove lei aveva detto che sarebbe andata, ma in uno adiacente. La macchina sembra in ordine, fuori e dentro, almeno a prima vista. Kelsey non c'è. Lindsay chiama subito il padre per avvisarlo che l'auto è stata trovata e l'uomo, ormai convinto che debba essere successo qualcosa di grave a sua figlia, raccomanda di non toccare nulla per preservare eventuali prove. A sua volta, Greg chiama i colleghi e riferisce della scomparsa e del ritrovamento dell'auto. Alcune pattuglie e due detective arrivano nel parcheggio, raggiunti in breve da Greg. Si prende nota del fatto che, come detto, l'auto non è nel parcheggio di Target, ma è posizionata in quello a fianco, in un punto poco illuminato. Qualcuno l'ha forse messa lì perché non fosse notata facilmente? I detective ispezionano il veicolo. Non ci sono segni di lotta o, peggio, macchie di sangue. C'è un rotolo di carta da regalo e il regalo stesso acquistato da Kelsey per John. Dunque la ragazza è effettivamente entrata da Target, ma dopo essere uscita e aver messo quegli oggetti in auto, deve aver avuto uno spiacevole incontro, per usare un eufemismo. Le chiavi dell'auto sono sotto il sedile del guidatore. La convinzione è che non sia stata lei a parcheggiare lì. Dal bagagliaio sporge un pezzetto di tessuto che sembra appartenere a una maglietta. Il bagagliaio è vuoto. Mentre si procede ad analizzare la macchina centimetro per centimetro, si trova l'impronta di un pollice sulla linguetta di aggancio in metallo della cintura di sicurezza del guidatore. Non è né di Kelsey né di nessuno di coloro che sporadicamente la usano. La famiglia non può fare altro che attendere che le indagini facciano il loro corso e sperare per il meglio. I genitori e la sorella si presentano di fronte ai giornalisti per fare un duplice appello. A Kelsey, nel caso improbabile che abbia deciso di sparire volontariamente, e a chiunque l'abbia vista o sappia dove si trova, nel caso più concreto che sia stata rapita. L'attenzione dei detective si focalizza sui filmati di sorveglianza di Target. L'indicazione di un orario approssimativo, circa alle 6 di sera, facilita il lavoro degli investigatori. Ecco Kelsey che entra nel negozio, si sposta all'interno, prende dagli scaffali il dono e il rotolo di carta da regalo, paga alla cassa e infine esce per dirigersi al parcheggio. Non accade nulla di strano mentre si trova nel negozio. Sembra tranquilla e non si ferma a parlare con nessuno. Purtroppo le immagini di lei che sale in auto non sono chiare quanto le precedenti. Le videocamere sono lontane e la definizione molto bassa. Però servono a confermare che è effettivamente andata da Target e che ha parcheggiato l'auto di fronte a quel negozio e non nel punto dove l'hanno trovata John e Lindsay. Una cosa la si vede bene. L'auto di Kelsey che si dirige verso la direzione opposta a quella che avrebbe dovuto prendere per tornare a casa. Ciò fa ipotizzare che non fosse lei a guidarla e che sia successo qualcosa nel momento in cui si è avvicinata alla propria macchina. Per eliminare i principali nomi dalla lista dei sospettati, si interrogano i genitori, i fratelli e John, il suo ragazzo. Procedura assolutamente normale in casi di scomparsa come questi. Purtroppo, spesso i responsabili di atti esecrabili sono proprio i parenti o le persone con cui la vittima aveva una relazione sentimentale. Interrogarli serve a eliminare ogni dubbio e a concentrarsi su altre piste. Chiarito che nessuno degli interrogati, dimostratisi pienamente collaborativi, ha niente a che fare con la scomparsa di Kelsey, i detective proseguono su altri fronti. Greg sa quanto siano cruciali le prime fasi di un'investigazione e quanto sia importante non sprecare nemmeno un minuto. Più passa il tempo e più le possibilità di scoprire cosa è successo e di trovare Kelsey ancora viva diminuiscono inesorabilmente. Greg organizza delle squadre di volontari, tra i quali ci sono anche gli ex compagni di classe di Kelsey, per distribuire ovunque i volantini con il suo volto, mentre setacciano palmo a palmo l'area attorno al parcheggio e le dirette vicinanze.
Greg chiede a stazioni radio e a emittenti televisive di diffondere la notizia della scomparsa della ragazza, così da raggiungere più persone possibile. Qualcuno potrebbe aver visto o sentito qualcosa di importante, nel qual caso lo si prega di riportarlo immediatamente alla polizia. Gli investigatori intanto esaminano i filmati di sorveglianza del parcheggio dove è stata trovata l'auto. A giudicare dagli orari, è stata portata lì 2 ore dopo aver lasciato il parcheggio di Target. 2 ore sono tante. Dove è stata quell'auto per tutto quel tempo? Il problema, come già detto, è che in quel punto l'illuminazione è scarsa e la distanza dagli occhi elettronici notevole, il che non consente di distinguere bene la silhouette che, una volta parcheggiata la macchina, si allontana di buon passo. Altezza, aspetto e vestiti non sembrano quelli di Kelsey. Si tratta di un ragazzo giovane? Di un uomo adulto? Impossibile dirlo. Sono appena distinguibili una maglietta bianca e pantaloncini scuri. Si torna ai filmati di Target. È necessario isolare il momento in cui Kelsey arriva alla sua auto, migliorando per quanto possibile le immagini con software appositi. Si nota che apre la portiera posteriore per appoggiare ciò che ha acquistato e poi apre la portiera del guidatore. In quel momento una macchia indefinibile si avvicina alla sua figura, anch'essa appena visibile. Dal modo in cui si muove quella macchia sembra una persona in piena corsa. Potrebbe essere l'aggressore che ha approfittato di quel momento per cogliere di sorpresa Kelsey mentre apriva lo sportello del guidatore. Se così è, probabilmente l'ha spinta dentro con la forza e si è sistemato al posto di guida, allontanandosi poi con la stessa auto della sequestrata. Il livello infimo di qualità del filmato lascia frustrati gli investigatori che non possono essere sicuri di niente. Sulla base degli abiti indossati dall'individuo inquadrato mentre lascia il parcheggio adiacente, maglietta bianca e pantaloncini scuri, si ritorna ancora una volta a esaminare i filmati di Target, stavolta alla ricerca di un uomo vestito così. Si scopre che un individuo con quegli abiti è entrato da Target poco dopo Kelsey e l'ha seguita costantemente tra le varie corsie, tenendosi a distanza, ma senza mai perderla d'occhio. Quando lei si è fermata alle casse per pagare la merce, lui è uscito con nonchalance. Viene spontaneo concludere che abbia voluto anticiparla per aspettarla nel parcheggio, non certo animato da buone intenzioni. Questo è un enorme passo avanti. Adesso la polizia ha in mano l'immagine, seppur sgranata, del probabile sequestratore. Tale immagine viene subito presentata al pubblico e le telefonate dei cittadini cominciano a fioccare. Filtrare le informazioni utili da quelle sterili è un'attività estenuante. Molti uomini che somigliano al sospettato vengono interrogati, ma nessuno risulta essere il soggetto ricercato. Esaminando per l'ennesima volta i filmati, si confronta l'orario in cui lo sconosciuto, dopo aver parcheggiato l'auto di Kelsey, si allontana, con quello in cui un pick-up Chevrolet lascia il parcheggio di Target. Le tempistiche tornano ed è ragionevole pensare che appartenga all'uomo misterioso. Per essere ancor più sicuri di questo fatto, si torna indietro e si analizzano i veicoli giunti da Target prima di Kelsey. Ed eccolo lì, il pick-up che sceglie un posto e si ferma. Kelsey parcheggia poco dopo proprio accanto a esso. Riassumendo, Mister Maglietta Bianca e Pantaloncini Scuri è arrivato prima di lei, l'ha seguita dentro il negozio ed è uscito quando lei stava pagando. L'ha aggredita mentre stava per salire in auto, spingendola sul sedile del passeggero, si è allontanato verso una località che ancora gli investigatori non conoscono ed è tornato 2 ore dopo. Ha lasciato l'auto di Kelsey, è risalito sul proprio pick-up ed è sparito nel nulla. I detective si sono fatti una loro idea. Hanno per le mani un predatore che ha atteso nel suo veicolo finché non ha avvistato la preda ideale che gli si è palesata a pochi centimetri. Una ragazza sola, giovane e minuta. Nel mentre, grazie ai dati del cellulare di Kelsey, si riesce a localizzare il punto in cui il telefono era ancora acceso. Un'area boschiva nei pressi del Longview Lake, in Missouri, a 20 minuti circa dal luogo della scomparsa. Interviene l'FBI, che mette in campo squadre di agenti per setacciare la zona in questione. C'è da dire che la compagnia telefonica ha tardato vergognosamente a fornire i dati del cellulare, consegnandoli solo dopo 4 giorni.
Nel primo pomeriggio del 6 giugno, il corpo nudo di Kelsey viene trovato sotto un mucchio di rami e foglie utilizzati per nasconderlo alla vista. L'autopsia rivela che è stata violentata e in seguito strangolata con la sua stessa cintura. La notizia arriva come uno tsunami sulla famiglia e gli amici più cari. Le loro vite non saranno più le stesse. La popolazione è altrettanto scioccata e altresì spaventata. L'assassino è ancora libero e potrebbe colpire ancora. Armati di foto del sospettato e del suo pick-up, gli investigatori chiedono ancora una volta l'aiuto dei cittadini. Le due immagini appaiono ovunque e finalmente arrivano sotto gli occhi giusti. Due persone forniscono abbastanza informazioni da essere ritenute affidabili, un amico e un collega di un certo Edwin Roy Hall. Avendo visto la foto del viso e del suo mezzo, sono pronti a giurare che si tratti di lui. L'uomo, un 26enne di Olathe, che dista una ventina di minuti da quell'ormai famoso parcheggio di Target, viene arrestato la sera stessa, a poche ore dal ritrovamento di Kelsey. Ha una moglie e un figlio, con i quali stava per lasciare la città, a suo dire per una vacanza. Edwin, incensurato, nega di aver mai incontrato Kelsey, ma le prove raccolte dicono il contrario. Pressato, ammette di averla vista all'interno del negozio e di averla guardata solo per le belle gambe, ma di non averle parlato né di averla mai toccata. Accetta di fornire un campione di DNA e le impronte digitali. Evidentemente pensa di non aver lasciato alcuna traccia dietro di sé, ma si sbaglia. Ricordate l'impronta del pollice trovata sulla linguetta di aggancio in metallo della cintura di sicurezza? Combacia con la sua. Ancora prima che arrivino i risultati inerenti il DNA, Edwin si rende conto di non avere speranze e confessa. In cambio di una descrizione dettagliata dell'ignobile crimine commesso, chiede che gli sia evitata la pena di morte. Racconta di essersi sentito attratto da Kelsey non appena l'ha vista scendere dall'auto nel parcheggio di Target. Seguendola tra le corsie, ha cullato le sue oscure fantasie che ha messo in atto quando lei ha fatto ritorno alla macchina. L'ha portata nei boschi, le ha ordinato di spogliarsi, ha abusato di lei e poi l'ha uccisa per impedirle di riferire a qualcuno ciò che era successo. Il resto lo abbiamo già visto in precedenza. Nel settembre 2008 Edwin viene giudicato colpevole di sequestro di persona, violenza sessuale, omicidio e occultamento di cadavere. La condanna è l'ergastolo senza la condizionale. In memoria di Kelsey, i genitori hanno voluto fondare la Kelsey Smith Foundation, che incoraggia e supporta un'infinità di iniziative per proteggere i cittadini più giovani, sia maschi che femmine. Circa 4.000 giovani tra i 14 e i 24 anni vengono uccisi ogni anno negli Stati Uniti, riporta il sito della fondazione. Siamo arrivati alla fine di questo caso. Una volta ho letto una frase di Abraham Lincoln che diceva: «Alla fine non sono gli anni nella tua vita che contano, ma la vita in quegli anni». Occupandomi di questo caso, l'ho riletta di nuovo. Dove? Sulla tomba di Kelsey, una ragazza di 18 anni che voleva solo comprare un regalo per il suo ragazzo e sognava di diventare una veterinaria. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!